Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale sportivo. Da una parte la vittoria del campionato, dall'altra il centenario della società. Festa grande al Tennis Club Giotto per l'Arezzo dal Panathlon Club di Arezzo. Una bella serata all'inizio della quale è stata ricordata la figura del professor Giorgio Cerbai, scomparso nei giorni scorsi. Una serata speciale al Panathlon Club di Arezzo nella sede, nel ristorante del Tennis Club Giotto, premiati i 100 anni di Arezzo, soprattutto la vittoria in campionato, un momento importante che favorisce anche meglio l'identità sportiva di una città, come ha ricordato il presidente del Panathlon Fruganti. Ci vuole qualcuno che segni un certo tipo di percorso. Abbiamo provato nel tempo con altri sport, mi viene in mente una pallavolo che è arrivata a fare la A2, quindi campionati professionistici, mi viene in mente le grandi prove della Petrarca, quindi abbiamo un substrato sportivo notevole. Questo forse vuole essere anche un pochettino un lancio verso il mondo imprenditoriale che può e dovrebbe darci una mano in generale. Presente anche la società Amaranto con l'amministratore delegato Servaggio, il direttore generale Giovanili, il direttore sportivo Cutolo e due giocatori Persichini e Pattarello. Soddisfatto e molto gratificato di questa serata e del premio che è stato consegnato proprio Selvaggio, sentiamo le sue parole. Sì, stamattina era un po' come il primo giorno di scuola, no? Come i neopromossi che si sono presentati davanti ai nuovi professori. Sì, stamattina è stata una bellissima giornata dal punto di vista emozionale e soprattutto abbiamo ricalcato quelle sensazioni che forse non abbiamo vissuto nel modo giusto qualche anno fa. Ultimo allenamento, cena finale e poi rompete le righe. I giocatori Amaranto sono liberi, non altrettanto il direttore generale Giovannini che con la società sta già lavorando per la prossima stagione. Non è certo bisogno di presentazioni, Paolo Giovannini, direttore generale di Arezzo, è una serata di festa, tra l'altro possiamo già anticipare che da martedì tutta la squadra sarà messa in libertà. Sì, martedì facciamo l'ultimo allenamento, poi facciamo una cena tutti insieme, mercoledì ci sarà l'incontro in sede con il notaio per le liberatorie degli stipendi dei giocatori per potersi iscrivere in Serie C e da mercoledì i ragazzi saranno tutti liberi perché purtroppo ieri il risultato non ci ha sorriso, anche con un pizzico di dispiacere da parte mia, perché so che Manzo, Selvaggio ci tenevano. È andata male, però cerchiamo di girare presto pagina, come dobbiamo fare sia nel bene che nel male ogni volta. Senti direttore, però da mercoledì inizia il vero lavoro di Paolo Giovannini. Francamente non smetto mai di lavorare e per me la sessione di mercato è importante, però equivale a un 25% del mio lavoro. Poi dietro ci sono tante altre cose come la progettualità della società, lo sviluppo del marketing, insomma io non mi limiterei solo all'aspetto tecnico. Poi so e capisco che per il tifoso, per il giornalista siamo tutti qua in attesa di sapere quali saranno i volti nuovi, chi saranno confermati. Diciamo che le idee con Nello sono già piuttosto chiare, con il mister faremo un confronto domani sera e poi cominceremo. Finiti ormai i campionati, le squadre si stanno ristrutturando in vista della prossima stagione, tra conferme e rinunce. L'accordo di Arrigo Testini con la Sansovino apre il valzer delle panchine nel calcio dilettantistico di casa nostra. L'arrivo di Testini alle fonti dunque alza l'asticella della società arancioblu che con la presidenza Iacomoni da tempo non nasconde le sue ambizioni. Iacomoni ha preferito scegliere un tecnico che conosce bene questo campionato per averlo vinto proprio 2 mesi fa con il Taverne d'Arbia. Intanto, restando nel nostro calcio, in eccellenza la conferma di Roberto Fani a Castiglion Fiorentino rilancia una squadra che è stata brillante protagonista della stagione precedente. Resta da capire ancora la situazione di Foiano, dove virtualmente c'è l'accordo con Pippo Zacchei, che però ancora aspetta un segnale ufficiale della società. A Sansepolcro la conferma di Guerri potrebbe favorire il ritorno in bianco e nero di Andrea Bricca, mentre nella vicina Anghiari in questo
queste ore si decide se proseguire il rapporto con Borgo. A Sinalunga l'indicazione è quella di Alessio Bifini, che torna da queste parti dopo essere stato un giocatore di rilievo dell'Arezzo. In settimana sicuramente saranno sciolte le riserve a Montevarchi dopo l'arrivo di Del Grosso e a San Giovanni con Bucciarelli che presenterà la sua rosa alla dirigenza. Attesa anche a Terranova Bracciolini, il nome di Brachi sembra essere quello più battuto dopo la separazione con Calori. Andiamo adesso alla pallacanestro. SBA pronta per gara 2, match verità a Prato, in campo mercoledì sera, con gli Amaranto costretti a rimontare dopo la sconfitta in gara 1. Match della verità per l'Amene Scuola Basket, impegnata per gara 2 sul parquet di Prato. C'è da sovvertire il corso iniziato domenica e culminato con il successo dei padroni di casa per 80-70. A questo punto della stagione conta più il cuore che la tecnica. I giocatori per arrivare a questo punto hanno fatto ricorso a tutte le energie disponibili e per l'Arezzo la partita di domani assume anche un valore strategico, visto che un successo rimetterebbe tutto in discussione, mentre un'eventuale affermazione del Prato darebbe al quintetto cardato l'incentivo per giocare con relativa tranquillità la partita di gara 3, in programma domenica ad Arezzo. Ricordiamo che i play-off si giocano al meglio delle 5 partite, ma se nella terza, in caso di doppio successo interno, gli ospiti dovessero fare bottino pieno, chiuderebbero la pratica. Dunque Fornare e compagni sono chiamati a dare quella scintilla che in gara 1 non è arrivata. Adesso il podismo, perché domenica 28 maggio runner di caratura internazionale torneranno a sfidarsi nel centro della città di Arezzo. Tutto pronto per la 50ª scalata al Castello, che devolverà parte delle iscrizioni all'Emilia Romagna. Non solo i podisti di caratura internazionale, ma è la stessa manifestazione a tagliare un prestigioso traguardo. 50ª edizione per la scalata al Castello, che torna ad animare il centro cittadino domenica 28 maggio. Si inizia la mattina con le gare amatoriali, per poi proseguire nel pomeriggio con quelle giovanili. Alle 18 riflettori puntati sulla gara internazionale femminile con 6 giri e alle 18:30 spazio agli uomini, che ripeteranno il quadrilatero per 12 volte. Come sempre allo start non mancano i grandi nomi. Avremo la presenza di Faniele, l'atleta eritreo però oramai cittadino italiano, che ha la migliore prestazione nella maratona. Personaggi importanti saranno anche Daniele Meucci, che è stato campione europeo di maratona. Ci sarà Isaac Tu, il vincitore della scorsa edizione. In campo femminile la Muli, che è la protagonista del 2022 e del 2021. L'Alonedo, atleta azzurra che anche l'anno scorso ha fatto una prestazione importante. Questa edizione si lega anche ad uno scopo benefico. Metà delle iscrizioni, ma probabilmente anche di più, verranno devolute per le famiglie, diciamo, alluvionate della Romagna. La gara podistica è realizzata in collaborazione con il Comune di Arezzo. È un evento molto importante, appunto sportivo, podistico, ma proprio per la città intera, perché poche città possono vantarsi di avere eventi di qui con atleti di questa caratura. La viabilità cittadina subirà delle modifiche e la polizia municipale rivolge un appello agli aretini. La polizia municipale chiede ai residenti e ai suoi concittadini di lasciare l'auto fuori dalla cinta muraria. Queste sono le raccomandazioni della Polizia Municipale in vista della gara di domenica. La nona edizione era in programma domenica prossima 28 maggio, ma a causa delle inondazioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna non si svolgerà. Parliamo del Trail delle Foreste Sacre, manifestazione con partenza e arrivo a Badia Prataglia. Il disastro che ha colpito una terra così vicina alla sede di gara, toccando anche una buona parte dei percorsi, rende impossibile lo svolgimento di questo evento. Non si conosce ancora la data dell'eventuale recupero. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale sportivo. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.